Un saluto a tutti, innanzitutto a chi si sta collegando per seguire questa diretta Facebook e agli ospiti che sono collegati. Vado a presentarveli in maniera molto veloce. Un saluto ad Alessandro Casellato, presidente dell'AISO e docente di storia contemporanea all'Università Ca' Foscari. Saluto poi Giovanni Contini, oggi presidente dell'Istituto Storico della Resistenza dell'Età Contemporanea di Pistoia, ma già direttore della sezione archivi audiovisivi della Sovrintendenza Archivistica in Toscana. E è difficile, insomma, sintetizzare il percorso di Giovanni Contini. In poche parole possiamo dire che è, diciamo, oggi una delle colonne portanti, insomma, della metodologia della storia orale in Italia e non solo. Mi viene da dire, e lo ringrazio molto per essere qui oggi. Procedo poi presentando questo gruppo di studenti di storia a Ca' Foscari: Davide Campi, Marta Dalla Corte, Tiziano Marson, Linda Limina, spero di averlo pronunciato correttamente, Alice Zamai e Rita Zanutel. Una classe, insomma, speciale di studenti, molto composita, che andremo, insomma, a conoscere un po' meglio e che ha preso parte a un esperimento didattico e di storia partecipata che vi racconteremo nel corso, insomma, di quest'ora che passeremo insieme. Un progetto che a me è piaciuto moltissimo da subito, perché condivide un po' quella che è una nostra filosofia di fondo nel fare storia, nel pensare la storia. Innanzitutto, partendo dal presupposto che la storia familiare di ciascuno di noi è le tracce che lascia nei nostri ricordi, nei cassetti o in quelle che sono le tracce che sono attorno al nostro tessuto di relazioni, sono effettivamente il primo collegamento che noi abbiamo con la grande storia. Quindi storia familiare come tessera di un mosaico più ampio e come anche un processo di avvicinamento e di comprensione a quelli che sono dei fenomeni e contesti di ampia portata. E, ovviamente il gioco di un bravo storico è riuscire a trovare i fili che collegano la microstoria con la storia del mondo. Ed è per questo che questo esperimento si fa così interessante, perché siamo appunto alle prese con storici che stanno per diventare tali, che stanno studiando per diventarlo, e storici professionisti, che quindi ci danno quegli strumenti per riuscire, insomma, a dare un contesto alle storie di cui noi ci occupiamo ogni giorno e di cui siamo anche parte. Ovviamente progetto doppiamente bello perché crea un ponte tra quella che è l'esperienza che stiamo vivendo nella pandemia in corso con una pandemia molto recente, che è quella la spagnola, che è stata definita come una delle più importanti e imponenti ondate di morte nella storia dell'umanità, ma che vedremo grosse tracce non le ha lasciate nella nostra memoria. E a questo punto io mi taccio e do appunto la parola ad Alessandro Casellato per presentare questo progetto. Buon pomeriggio a tutti, a tutte. Grazie Irene, grazie al MEVE per questo invito che mi consente di tornare con la memoria a qualche mese fa, all'inizio della nostra pandemia in cui siamo ancora immersi, alla primavera scorsa, a quando siamo stati scioccati dalla manifestazione di questa malattia e dalle conseguenze sociali che sono state necessarie, che hanno rivoluzionato la nostra vita quotidiana e il nostro lavoro. Chi come me era dentro l'università e aveva dei corsi aperti, ha avuto un momento di sbandamento, che è coinciso con i primi giorni, le prime 2 settimane, con un necessario silenzio. Non sapevamo più cosa fare, come muoverci, come rispondere al nostro lavoro, che è anche un po' un dovere civico. C'era un disorientamento generale. Mai avevamo vissuto una crisi di
di quella portata. Le misure erano del tutto inusitate e alcuni di noi avevano paura che il paese, che il nostro paese crollasse dal punto di vista della tenuta così morale e civile. Chi studia la storia contemporanea sempre, e sta in Italia, ha sempre un po' come un elemento di confronto negativo l'8 settembre, no? Il crollo dello Stato, delle istituzioni e anche così di molti individui che avevano delle responsabilità e che non hanno voluto o saputo rispondere. Ecco, la paura che molti di noi, perché ci si confrontava attraverso il telefono e quello che scoprivamo essere gli strumenti delle video chat. Ecco, con i colleghi ci si diceva come può rispondere l'università, come può, come dire, far sentire anche i propri studenti non abbandonati, anche in un momento in cui la didattica era per il momento sospesa e poi andava rapidamente ripensata con altre modalità. Ecco, in questo momento stava per cominciare un corso nuovo, un insegnamento nuovo. L'ultima parte dell'anno era dedicato al corso di storia sociale, che per me era la prima volta che tenevo, e su cui avevo pensato tutta una serie di lezioni tradizionali da fare in aula, attorno a dei testi in qualche modo consolidati su questo tema. Ho avuto quelle 2 settimane di sospensione che mi hanno imposto una riflessione e suggerito un ripensamento dei contenuti del corso e necessariamente delle modalità in cui esso era erogato. Contenuti perché mi sembrava utile provare a mettere in prospettiva storica quello che noi stavamo vivendo, cioè un'emergenza sanitaria, una pandemia e la crisi sociale che era accompagnata a questo. Metterlo in prospettiva e quindi usare 2 strumenti, che sono gli strumenti che gli storici adottano sempre nella relazione che allacciano e sviluppano tra il presente che vivono e il passato che studiano. Cercare quindi di introdurre nel programma del corso degli elementi di storia delle pandemie, di storia della salute, delle malattie, di storia delle crisi connesse a queste vicende. E poi anche necessariamente cambiare il modo in cui quel corso si sarebbe dovuto tenere, perché sarebbe dovuto essere per la prima volta a distanza e attraverso strumenti come questo, come le piattaforme telematiche che nessuno di noi aveva sperimentato e certo non per fare lezione. A livello di contenuti, uno diciamo degli argomenti che si impose da studiare, perché per me si trattava proprio di studiarlo, non mi ero mai occupato di storia delle malattie, e della spagnola, insomma, avevo letto qualcosa, avevo sentito parlare, certo. Erano più che altro poche righe nei libri che si occupavano della Prima Guerra Mondiale e che delineavano le conseguenze, ecco, la conta dei morti della Prima Guerra Mondiale, alcuni milioni, come dire, raddoppiavano oppure si moltiplicavano se veniva inclusa in questa conta anche il numero delle vittime della spagnola. Però, appunto, ne avevo un ricordo remoto, poi sono andato anche a vedere nel testo proprio di riferimento del manuale che propongo per l'esame di storia contemporanea, uno dei migliori manuali attualmente in circolazione, che è quello di Alberto Banti, è un manuale adottato da molti, sia in università che nelle scuole medie superiori. Lì non c'è neanche una riga sulla spagnola, è incredibile. Adesso ci rendiamo conto di quanto incredibile sia quel vuoto, ma all'epoca in cui, pochissimi anni fa, quel libro è stato scritto da storici provetti e coordinati da un grande interprete della nostra disciplina come Banti, evidentemente non era percepito come tale. Ecco, il presente che stavamo vivendo ci ha imposto immediatamente un modo di guardare alla storia contemporanea, la storia in maniera diversa, recuperando fenomeni sociali come una pandemia quale è stata la spagnola, per quello che era, anche solo dal punto di vista delle dimensioni dei morti che produsse, di molto superiore alla somma
dei morti causati dalla prima e dalla seconda guerra mondiale, e riflettere anche sul fatto che non fosse ricordata, nei libri di storia, ma neanche nel paesaggio pubblico, nella memoria collettiva, nelle cerimonie. Era una bella sfida. L'altra sfida, diciamo, che ho cercato di inserire dentro il percorso didattico di storia sociale, era di provare a leggere con gli strumenti della storiografia il presente. E una cosa che mi aveva colpito e che ancora adesso, insomma, mi fa un po' sorridere, un po' piangere, è la difficoltà che avevamo a fare la conta proprio dei morti, dei casi, a lavorare con i dati. Anche i dati a noi contemporanei su una vicenda che era sotto gli occhi, sotto l'attenzione di tutti, dei migliori specialisti, degli scienziati di tutto il mondo, non si riusciva ad afferrarla, a capire che dimensioni avesse, che profondità avesse. E questo è molto interessante, perché se per il presente è difficile cogliere il profilo della realtà, pensiamo quanto è difficile per il passato, per gli storici. Ecco, ma gli storici forse in più hanno la consapevolezza della fragilità di questi strumenti e della opacità delle fonti, che non sono semplici dati che vanno sommati, ma sono appunto dei documenti che vanno interpretati. Beh, insomma, questi erano i due temi che mi sembrava utile e interessante proporre, anche, come dire, non solo per degli obiettivi di tipo proprio strettamente didattico, ma anche perché credevo potessero aiutare tutti noi che eravamo disorientati a prendere appunto un po' le misure, a prendere un po' le distanze e a star dentro con un po' più di consapevolezza a questi fenomeni sia sociali che culturali. E poi l'altra sfida, l'altra difficoltà era riuscire a fare tutto questo attraverso la didattica a distanza, la didattica di emergenza, perché tale è stata, cioè non c'è stata la possibilità di organizzare, di pianificare, ma anche di studiare dal punto di vista metodologico, di confrontarci con i colleghi, di valutare appunto le sperimentazioni che ci sono state, che ci sono, ma insomma siamo stati tutti catapultati in una didattica di questo tipo a cui non eravamo preparati e che rischiava di rafforzare quello che era la situazione dell'isolamento. Ecco, didattica è l'opposto di isolamento, didattica è una relazione che si deve stabilire tra persone, ma direi anche tra corpi, in uno stesso spazio, in uno stesso tempo, che è l'aula, per un po' delle persone diverse, con ruoli diversi, ma insomma interagiscono e la comunicazione non è solo quella che avviene da chi sta in cattedra verso chi sta seduto nei banchi, ma molto anche al contrario e moltissimo a livello circolare e orizzontale tra gli studenti. Ecco, tutto ciò come sarebbe potuto avvenire attraverso Google Meet o Zoom? E per questo, insomma, ho ritenuto che potesse essere utile proporre una forma di didattica attiva, cioè una esercitazione, una serie di esercitazioni che consentissero, anzi costringessero gli studenti a non essere solo degli spettatori passivi davanti a uno schermo, ma a provare a fare qualcosa in proprio, a scrivere, a confrontarsi anche tra di loro e con me attraverso gli strumenti dei forum o delle chat. Beh, questa è stata una scoperta positiva e anche sorprendente. Non pensavo innanzitutto che il corso potesse avere così tanti studenti che lo seguivano. In aula ero abituato ad avere alcune decine di loro, invece in piattaforma ne avevo più di 100. E da dove venivano fuori? Questa è stata una domanda interessante. Venivano fuori dalle periferie del nostro mondo studentesco, che solo in parte frequenta le lezioni con regolarità, ma che per tanti motivi, per esempio perché molti lavorano, oppure perché abitano lontano
perché non si possono permettere una, appunto, frequenza regolare quotidiana con Venezia. Ecco, nel momento in cui però si usavano queste tecnologie, emergevano. Ed emergevano non solo in tanti, ma desiderosi di esserci e di partecipare. Tanto quanto a lezione, soprattutto nelle lauree triennali, quindi con gli studenti dei primi anni di università, si fa fatica ad attivare un dibattito di persona in classe per la timidezza, tanto quanto invece attraverso la piattaforma è stato più facile a molti prendere la parola. E la qualità, come dire, delle cose che sono emerse, per esempio attorno a, mi ricordo, una breve conferenza di Miguel Benazayag, uno psicanalista, filosofo franco-argentino, che fece un ragionamento proprio nei primi giorni della pandemia sui rischi che tutto ciò poteva comportare per il nostro vivere sociale. Beh, quel dibattito che seguì alla conferenza di Benazayag fu, dal punto di vista proprio della qualità degli interventi, dell'acutezza, secondo me straordinario. Cioè io, ecco, quel corso di storia sociale, io lo conservo perché ha al suo interno dei materiali davvero preziosi e interessanti, ma non solo per l'attività didattica, ma proprio per le riflessioni che ne sono emerse. Beh, ecco, una delle cose che ho ritenuto doveroso non solo conservare, ma anche presentare in una veste pubblica è l'esito della ricerca che è stata fatta, una ricerca partecipata, una forma di didattica attiva che richiedeva appunto l'unica ricerca che fosse possibile in quelle situazioni per degli studenti. Allora, in isolamento totale, in lockdown, in confinamento assoluto, c'erano due possibilità per esercitare un po' di metodo storico, di pratica, di ricerca storica. O usare il web come fonte, oppure usare lo spazio minimo in cui ciascuno di noi si poteva muovere, cioè la propria casa, e quindi la propria famiglia come soggetto sociale da indagare utilizzando la casa come archivio e i familiari come testimoni indiretti, in questo caso, riguardando l'oggetto della ricerca, la spagnola, e che cosa fosse rimasto nelle case, nelle memorie familiari di quella tragedia, le persone che i nostri studenti potevano raggiungere, ragionevolmente i loro nonni, non potevano essere testimoni diretti, cioè in vita nel 1919, nel 1920, ma potevano essere, e sono stati, degli anelli di una catena di racconti che dentro le famiglie si sono trasmessi. E questa è una cosa che mi affascina, e ogni volta che faccio questi sondaggi ne rimango stupito dal modo in cui i ricordi sono stati trasmessi e vengono raccontati, in modo molto particolare, molto fantasioso, mitizzato. Cioè non è che possiamo prendere questi racconti appunto come delle fonti completamente trasparenti. Devono essere interpretati. E però l'altra cosa che mi colpisce è la tenuta, la capacità di durare delle piccole memorie collettive che si annodano in questo nucleo di società, la famiglia che, nel bene e nel male, nonostante tutto quello che è capitato negli ultimi decenni, in Italia è ancora un nodo importante che organizza le vite, gli affetti, i ricordi, le identità. E per questo, da questo sondaggio sui ricordi familiari della spagnola, sono emerse parecchie decine di testi, di brevi testi. In moltissimi casi che rivelavano un silenzio, che rivelavano un ricordo non trasmesso, ma in molti casi qualcosa era rimasto. E questi testi mi sembravano interessanti, ripeto, non solo dal punto di vista didattico, ma in sé, appunto, come documenti
che necessitavano certo di una interpretazione, ma che sarebbe stato utile proporre anche al di fuori del gruppo classe. E per questo ho chiesto alla classe, agli studenti, l'autorizzazione a pubblicarli nel sito dell'Associazione Italiana di Storia Orale, quindi di un'associazione così scientifica che tematizza e lavora sulla memoria e sui ricordi, e di affidarne la cura, cioè di chiedere a Giovanni Contini, che dell'AISO è stato anche presidente e che è uno storico della memoria, di leggerli e di scriverci un proprio commento che è diventata appunto l'introduzione a questa antologia di ricordi della Spagnola. E da qui siamo arrivati al Meve, siamo arrivati a Irene, che ha intercettato questa attività, questo prodotto, e ha ritenuto interessante anche per il Meve proporlo e discuterne. E quindi grazie a Irene Almeve, grazie a Giovanni Contini e grazie agli studenti che sono qui, che sono appunto una piccola rappresentanza, direi selezionata, di un gruppo classe molto molto più numeroso. Mi fa piacere ascoltare appunto le loro voci, le loro esperienze, ormai possiamo dire anche i loro ricordi su quei mesi passati. Ecco, grazie Alessandro. Peraltro sì, questo è un secondo o terzo tentativo di organizzare questo incontro, perché io lo volevo fare in presenza, però poi insomma il presente corre più veloce di noi, e quindi alla fine ho detto no, lo facciamo così, sperando poi di incontrarci anche di persona al Meve, recuperando insomma un pezzo del progetto per poterlo raccontare alle persone anche in presenza. Comincio a mettere qualche puntino, poi magari in conclusione proviamo ad unirli e vediamo che cosa viene fuori. Innanzitutto è uscito già fuori il nodo di un presente molto denso che diventa passato ad una velocità incredibile, perché parliamo di marzo come di 6 anni fa. Ecco, a volte sembra che sia passato tantissimo tempo, quando in realtà sono state le nostre esperienze a essere molto densi, i cambiamenti affrontati rendono, diciamo così, questo tempo e il tempo percepito un elastico dalla densità, insomma, variabile. L'altro aspetto è che le priorità della ricerca storica, il presente lo dimostra, sono molto spesso imposte dal tempo che noi viviamo, così come le modalità e gli strumenti. L'accessibilità alle fonti è un tema che è un tema da sempre, con gli archivi che non ci sono, gli archivi che non sono accessibili. In questo caso, appunto, la situazione che ci impedisce di entrare nelle biblioteche, negli archivi, quindi di mettere mano a una determinata serie di fonti, così come la difficoltà di incontrare i testimoni per chi fa storia orale, determina le modalità con cui noi facciamo ricerca. Ecco, quindi questo filo tra lo studio del passato e il presente penso si sia reso assolutamente evidente nel corso, insomma, di questi mesi. E io a questo punto passerei la parola agli studenti e inizierei da Davide Campi. Salve a Prego. Tutti, grazie. Non sapessi iniziare dalla mia ricerca oppure dalla mia esperienza. Partiamo un po' dall'esperienza e poi andiamo alla ricerca che ho fatto. Io ho un ricordo molto particolare riguardo appunto anche all'inizio dell'epidemia, perché io mi trovavo a Venezia e il 22 di febbraio doveva compiere gli anni mio padre, e quindi ho detto torno a Verona e poi ritorno a Venezia, anche perché stavo scrivendo la mia tesi e quindi avevo bisogno di assoluta concentrazione. Arrivo a casa appunto il 21 sera e già era arrivata la notizia sui telegiornali che si erano presentati i famosi 2 casi di coronavirus in Italia, e poi appunto tutto quello che ne è seguito. E quindi primo ricordo abbastanza vivo. Il secondo ricordo anche vivo appunto è stata la preoccupazione per la mia tesi, che anche io appunto ho avuto come relatore
il professor Fincardi, ed ero anche abbastanza preoccupato perché comunque la mia ricerca era abbastanza particolare, appunto era sul quadrilatero, e avevo bisogno di documenti che erano reperibili solo in biblioteche come la Biblioteca Marciana, e quindi ho avuto molta difficoltà, però alla fine ce l'ho fatta. Riguardo appunto al corso del professor Casellato, ho un bellissimo ricordo anche, perché come anche ha sottolineato il professore, è stato qualcosa veramente di strano, appunto una didattica, che è stato il primo corso che ho seguito completamente a distanza. E poi appunto, anche con le ricerche che ci ha dato da svolgere il professore, sono riuscito ad approfondire molte cose in maniera anche diversa. E qui appunto arriviamo alla mia antologia, che avevo appunto, alla parte che avevo svolto personalmente. Io appunto sono partito da una ricerca genealogica sulla mia famiglia che sto ancora svolgendo, e mi ero imbattuto appunto in una delle figlie del mio trisavolo, Giovanni Campi, che era nato nel 1839 a Chiampo e morto addirittura nel 1921, il quale appunto lui aveva avuto 13 figli, di cui soltanto due hanno raggiunto l'età adulta. Una appunto di queste figlie morì il 30 marzo del 1918 all'età di 39 anni. E quindi un po' mi ha lasciato perplesso. Addirittura la madre, Maddalena Campo Nogara, era morta il, mi pare, 12 o 17 marzo dello stesso anno. Aveva 72 anni, quindi anche lì non sono sicuro, può essere morta di vecchiaia, come anche no. Però appunto mi sono focalizzato su questa mia lontana zia, e però documenti non ne ho trovati, anche perché nella memoria familiare non abbiamo molti ricordi, perché poi la mia famiglia si era molto, i miei antenati si sono spostati da Chiampo a metà dell'Ottocento, si sono spostati a Vestenanova, appunto confine tra Verona e Vicenza nella Lessinia, e poi pian pianino sono venuti appunto giù vicino al Veronese, e quindi la memoria anche si è persa. E poi all'epoca le famiglie erano anche molto grandi. E appunto memorie della Spagnola non ce n'erano. E questa, diciamo, la prima parte. Poi appunto, proprio perché non ho, da parte dei miei familiari, quelli più anziani che ho potuto contattare, proprio non vi era traccia, ho provato a chiedere alle mie vicine più anziane. Una mi ha raccontato che lei abitava nella zona del lago di Garda, mi ha detto che si ricordava, si raccontava di una sua zia che era morta di Spagnola, però anche lì mi raccontava, non è che ci fosse viva memoria, dicevano sì, è successo, è stato qualcosa di strano, però più di tanto non si raccontava. Addirittura un'altra mia vicina anziana mi diceva che lei appunto era nata nel 1924, mi pare, però anche lì non si raccontava, non c'era proprio memoria. E mi ha stupito, noi nel Veronese ho guardato, almeno da quel che ho potuto constatare, non c'è memoria della Spagnola. Addirittura in ambiente montano, che ho provato a chiedere alla mia famiglia in generale da tutti i rami, era nella zona della montagna, della Lessinia. Però anche lì non ce n'è memoria. Poi una cosa però che mi ha anche stupito, era una visita al cimitero del mio paese dove vivo, che mi ha stupito, è presente la tomba di un soldato molto giovane, che appunto è morto nel 1920, e si riporta proprio nella dicitura della lapide morto per le fatiche di guerra. E lì mi ha un po' fatto insospettire, perché solitamente veniva scritto se era morto per le ferite per le ferite riportate in guerra, e invece lì proprio morto per le fatiche di guerra. Quindi forse era anche, molto probabilmente non si aveva nel volgo concezione, cioè si pensava fosse qualcosa portato dalla guerra. E ovviamente di questo soldato non ho potuto approfondire, perché gli archivi erano chiusi e lo sono tuttora, ho il nuovo DPCM adesso lì aperti, quindi ci sarà forse possibilità e quindi vediamo, però ecco, è stata per me una bellissima esperienza, e qua appunto mi viene da concludere ecco, grazie.
Grazie a Davide Campi perché ci ha già permesso di capire quante fonti ci sono in prossimità, cioè quelle che tu puoi raggiungere e anche di tipologie diverse. Quindi è un esercizio di intreccio tra fonti di informazione diverse tra loro. Procediamo al nostro giro con Marta dalla Corte, che peraltro è quella che ci ha dato la Buongiorno. fotografia che sta nella locandina. Sì, esatto. Buongiorno a tutti. Io sono Marta e niente, vorrei parlare oggi della mia esperienza per quanto riguarda sia l'esperienza che ho vissuto questa primavera per quanto riguarda la pandemia che sta continuando tuttora, ma soprattutto della memoria familiare che ho potuto riscoprire e avere anche delle testimonianze abbastanza attive su questa pandemia che è stata, ovvero l'influenza spagnola. Per quanto riguarda la mia esperienza, abitando nella provincia di Belluno, sono una studentessa fuori sede, quindi mi sono ritrovata di punto in bianco a dover svolgere la didattica a distanza e appunto, come ha detto Davide, è stata una cosa talmente improvvisa che cioè, quasi non me ne sono nemmeno resa conto, se non per il fatto di aver assistito a questo ridimensionamento della didattica che è stato molto di impatto sia appunto per i professori, come ha specificato il professor Casellato, ma soprattutto anche per gli studenti, in quanto è stata anche la mia prima volta, diciamo, in una didattica del genere. Però nella brutta esperienza posso dire di aver trovato una nota positiva su questa didattica a distanza per quanto riguarda appunto le cose che ho potuto scoprire grazie al corso del professore e grazie alla modalità di questo corso, ovvero nella ricerca continua su avvenimenti che possono essere accaduti nella nostra famiglia, ma comunque anche nella nostra comunità, nel paese dove viviamo. E, a proposito di questo, io posso parlare della memoria familiare che però ha risvegliato una tradizione più collettiva, nel senso che io ho trovato dei documenti, come appunto quello che è stato messo come locandina di questo evento, che hanno rispecchiato una memoria per tutto il paese che però è quasi anche stata nascosta, forse perché io ho dovuto cercare negli archivi, e quindi non è una cosa che tutti conoscono e a cui tutti possono accedere. Di conseguenza, come ho specificato, io ho attinto due fonti principali. La prima è stata questo documento che mi è stato fornito dal sacerdote della mia diocesi, che per conto mio è un documento molto interessante in quanto attesta in un documento scritto, quindi in un documento originale, perché appunto la data di iscrizione è del 1917, chiamato Voto di San Rocco. In allegato c'era questo foglio dove qualcuno ha provveduto a tradurlo, anche perché è molto difficile da leggere. E grazie a questa traduzione ho potuto capire il contenuto di questo documento. E consiste appunto in un voto, quindi in una promessa, tra virgolette, fatta dai compaesani, diciamo, del mio paese, che si chiama Sovramonte, ed è appunto in provincia di Belluno. E questo documento attesta che in questo anno, quindi nel 1917, in un mese solo sono morte 150 persone, che per un paese di questa grandezza, quindi che a tutt'oggi conta 1.000 abitanti, è un dato secondo me enorme. Sì, appunto, quindi la popolazione, grazie a questo voto, prometteva al santo patrono, quindi San Rocco, un omaggio. Quindi, se il santo avrebbe partecipato all'estinzione di questa malattia dal nostro paese, la popolazione si impegnava a fare al santo appunto una festa in onore che sarebbe caduta il secondo venerdì di settembre. E questa festa alla fine è stata fatta e tra l'altro mia nonna mi ha raccontato che non molto tempo fa è stata fatta nuovamente.
dove la popolazione, per omaggiare appunto di nuovo il santo, porgeva dei doni che potevano essere dei beni alimentari, come delle elemosine, appunto per ringraziarlo per aver fatto estinguere la malattia. Successivamente ho potuto anche attingere ad una fonte più di memoria familiare, che appunto, come dicevo, è stata mia nonna, che essendo nata nel 1929, comunque, come ha detto lei, non può essere un testimone diretto, ma comunque può essere stata anche lei, come lo sto facendo io, un soggetto di testimonianza orale e quindi un testimone indiretto a sua volta. Mia nonna mi ha raccontato che dietro a questa pandemia si è costruito un toponimo che secondo me è molto interessante, ovvero i morti, queste 150 vittime, sono state sepolte non nel cimitero del comune, ma bensì è stata costruita una fossa comune. E tutt'oggi io posso capire dov'è, perché appunto è stata chiamata Valle dei Morti. Quindi adesso c'è una strada nel mio paese, che percorre tutto il paese, che nel mio dialetto si chiama Val dei Mort, dove appunto sono state sepolte queste vittime, e nel quale nel corso degli anni sono stati fatti anche dei lavori per costruirci una casa. Però dal ritrovamento dei resti, presumibilmente di queste vittime, non si è potuto costruirla, ed anzi i resti sono stati raccolti e accumulati in un unico punto, dove adesso c'è un piccolo monumento al quale si fa riferimento a, più che altro non alla Spagnola singolarmente, ma alle pandemie in generale. Io credo che queste due fonti mi siano state d'aiuto sia dal punto di vista didattico, perché appunto, come possiamo vedere, questo documento è stato utilizzato anche come per una copertina di un sito, quindi sì, ha una valenza importante, ma soprattutto dal punto di vista personale credo di aver scoperto qualcosa del mio paese che non avevo nemmeno idea potesse esistere, e sì, è stato molto utile. Io posso dire di aver finito la mia ricerca, e grazie per l'opportunità. Grazie davvero, perché è molto interessante questo gioco di silenzio, di ombre, di rimozioni, e all'improvviso appunto storie come queste che emergono, un toponimo, una monumentalizzazione tardiva, successiva, che mi porta immediatamente l'aggancio invece al bisogno di rendere memoria e anche in qualche modo di fermare la dimensione del Covid con la lapide che è stata, secondo me, anche forse troppo precocemente apposta a Codogno il 2 giugno, se ci ricordiamo. Mattarella, la prima uscita che fa pubblica, la fa a Codogno e appone una lapide in ricordo dei caduti del Covid-19. Magari questo è un elemento di riflessione, non riesco a darvi ovviamente una risposta, però io l'ho percepita come un bisogno di chiudere una storia con una lapide, che però non era ancora chiusa, e lo vediamo molto bene in questo momento. E quindi è come dicevamo prima, questo elastico del tempo, no? Che si tende a seconda delle situazioni. Quindi veramente interessante questo caso, grazie. Passiamo la parola adesso a Linda. Linda. Buongiorno. Allora, in realtà, come hanno già detto Marta e Davide, dico anch'io che appunto, essendo stata la prima esperienza in didattica a distanza e in un periodo che, come sappiamo, non era proprio facile, ero un po' dubbiosa, cioè, perché secondo me sarebbe mancato, un mio timore era che sarebbe mancato il dialogo normalmente durante le lezioni o comunque il confronto. In realtà, come ha detto anche il professor Casellato, cioè il dialogo, anche se in forma diversa, perché in forma multimediale, virtuale, c'è stato, e questo secondo me ha favorito tanto anche il desiderio di ricerca o comunque di informarsi, comunque anche banalmente si può dire la curiosità verso questo tema che magari era un po' sconosciuto. Allora, anch'io sono una studentessa fuori sede, perché vengo dalla provincia di Verona, quindi in quel periodo ero appena tornata
cioè nel mio comune, che è Isola della Scala, ma poi lo dirò, da Venezia, quindi insomma subito piombati in una realtà completamente diversa da quella che si era abituati a vivere, e appunto con l'isolamento che il Covid prevede. E con questo tipo di ricerca, quindi sulla spagnola, ho avuto modo anch'io di chiedere ai miei parenti, principalmente a mio nonno e mia nonna, se si ricordava, o anche i miei zii, se si ricordavano qualcosa. E cioè, nonostante io abbia comunque chiesto a tanta gente, ho trovato, cioè, che nessuno si ricordava, o comunque avevano informazioni molto vaghe su quello che era successo, quindi non hanno saputo darmi informazioni loro dirette. Allora, abitando appunto a Isola della Scala, che non è un comune troppo grande, ho deciso comunque di informarmi sia in parrocchia, nei registri della parrocchia, che nei registri dei comuni, del comune. Allora, in parrocchia non ho avuto una risposta molto positiva, nel senso che per la situazione, che era abbastanza critica, non mi hanno lasciata comunque consultare i vari documenti o così. E in realtà in presenza neanche in comune. Però sono riuscita, dai documenti online dell'archivio, a trovare vari documenti, e principalmente mi sono concentrata sugli attestati di morte che c'erano nel periodo del 17, 18, 19, principalmente comunque il 18. E un aspetto molto interessante, dopo averne guardati molti, era che ho trovato e che un po' mi ha stupito, mi ha abbastanza stupito in realtà, è che nelle cause del decesso di questi attestati che ho trovato, era che venivano inseriti, oltre a morti per cause della guerra, perché appunto era il periodo della Grande Guerra, molte cause del decesso date da sintomi che potevano essere della spagnola. Ad esempio, una sorta di bronchite cronica, febbre infettiva, artrite cronica, che informandomi tra i vari sintomi ho trovato che erano, potevano essere, quelli della spagnola. E questo mi ha un po'... cioè, in realtà ha stuzzicato ancora di più la curiosità nel chiedermi il perché. E l'ipotesi, in realtà, che ho fatto è che, appunto, essendo un paese abbastanza piccolo, non con molti abitanti, non ci fosse, da parte magari dei medici, abbastanza conoscenza di quello che stava succedendo. Quindi quello che poteva essere un decesso dovuto alla spagnola veniva confuso, non per ignoranza, però appunto per le conoscenze che si avevano, per delle malattie normali, tra virgolette. E, però non mi è proprio bastato, e quindi ho cercato tra alcuni libri che ho trovato sempre a casa dei miei nonni, se si citava, quindi erano libri abbastanza datati, se si parlava di questo fenomeno. E anche lì non si parlava assolutamente della spagnola, ma bensì c'erano pagine e pagine di malattie come, ok, chiaramente la pellagra, essendo una zona, però anche come il vaiolo e il colera, che potevano essere abbastanza simili. E quindi questo mi ha fatto pensare che magari la spagnola è stata un po' o confusa, oppure sottovalutata rispetto a questi altri fenomeni, queste malattie che c'erano, che colpivano tanto la popolazione, quindi colera, vaiolo, quindi c'è stata un po' una confusione, cioè, e quindi anche questo mi ha abbastanza colpito. E un altro elemento che ho trovato, uno degli ultimi, anche questo perché poi non sono più riuscita a trovare altro, è stato appunto l'elemento che ho pensato, è stato l'elemento chiaro della censura, perché essendo nel periodo della Grande Guerra non si tendeva appunto a non dire questa causa del decesso, per evitare che la popolazione magari si concentrasse solo su questo e non pensasse all'aspetto della guerra. Quindi ecco, questa è stata la mia ricerca, e un po' che va in varie direzioni, però queste sono le informazioni che ho trovato, e in realtà mi hanno anche parecchio interessata, cioè mi ha fatto piacere fare questo tipo di ricerca, ecco. Sì, posso dire di aver concluso anch'io. Mi piace molto, perché
riscopro l'entusiasmo di fare ricerca e andare per la prima volta a cercare le carte, a chiedere le cose di quando ero studentessa anch'io. Molto bello, perché la ricerca è relazione nonostante questa situazione. Quindi sì, questo esperimento penso che abbia, diciamo, tirato fuori anche questo aspetto, relazione con le persone, relazione con lo spazio circostante, relazione con le istituzioni che possono o non possono dialogare in certi momenti. Quindi veramente, e poi è bello appunto procedere per tentativi, errori, ipotesi, perché questa poi è la bellezza. Comunque confermo che anche guardando altri archivi comunali, la spagnola, diciamo, non viene chiamata spagnola, quasi sempre hai appunto discorso polmonite, malattie delle vie respiratorie alte, quindi bisogna appunto tenere presente tutta una serie di definizioni che non sono quelle che noi potremmo aspettarci. Quindi grazie molto Linda e passiamo adesso da Alice Zamai. E per appunto le chiedo un doppio passaggio, ecco, perché in realtà Alice è stata nelle ultime settimane al MEVE, dove ha fatto il suo tirocinio, e ci ha aiutati nel così portare avanti un progetto che è nato proprio nelle stesse settimane in cui è nato il vostro, che si chiama Istantanee dal Presente. Ecco, alcuni di voi già lo conoscono, perché è un progetto nato proprio in collaborazione con l'AISO, e noi ad aprile abbiamo cominciato a chiedere attraverso una call alle persone di raccontarci come era cambiata la loro vita da quando è iniziata la pandemia attraverso delle fotografie, in realtà attraverso la foto di oggetti che raccontassero insomma questa storia. Poi il progetto è andato avanti, alcuni abbiamo cominciato ad intervistarli provando insomma a costruire un piccolo archivio che raccontasse come stavamo vivendo la pandemia attuale, proprio risposta all'assenza di fonti con le quali voi vi confrontate quando parlate appunto di spagnola. Quindi io chiederei ad Alice un doppio contributo, quindi sia sul progetto affrontato appunto con l'università, sia su Istantanee, visto che ha questo doppio sguardo. Alice, non ti sentiamo. Ora mi sentite? Ok, allora volevo dire appunto che l'esperienza legata alla ricerca della spagnola e l'esperienza istantanea per me sono in qualche modo collegate, e questo è perché è proprio durante il corso di storia sociale del professor Casellato che lui ci ha invitato, oltre appunto a fare queste ricerche settimana per settimana, a renderci un po' storici del nostro tempo e testimoni appunto dell'esperienza che stavamo vivendo a livello nazionale e mondiale alla fine. E appunto questa, ho preso questo invito, l'ho diciamo portato avanti quando ho avuto l'opportunità di partecipare a questo, come tirocinio appunto, a questo progetto e a gestire questo archivio, che appunto è stato un po', serve un po' per contrastare e per fare in modo che quando nel futuro le persone debbano avere a che fare con la storiografia legata al Covid, non debbano trovarsi nella stessa situazione in cui ci stiamo trovando noi quando parliamo della spagnola. Quindi appunto spero, sono molto appunto soddisfatta di questa esperienza e spero davvero che il mio lavoro si riveli utile appunto nel grande ordine delle cose. Per quanto riguarda la didattica a distanza, io appunto questo corso è stato anche per me il primo completamente online, e devo dire appunto che in queste ricerche settimanali che ci sono state date come consegna mi sono trovata appunto frustrata davanti al non poter fare molte cose che avrei potuto fare se appunto la situazione non fosse quella corrente. E questa esperienza in particolare legata alla spagnola è stata una di quelle più frustranti da questo punto di vista, perché appunto dato il limite dei 200 metri di appunto movimento dal proprio domicilio, non ho potuto andare in prima persona a consultare o appunto a vedere se ci fosse traccia dei morti spagnoli nel mio paese al monumento dei caduti della guerra oppure in cimitero, ma ho dovuto mandare mia madre a farle fare una deviazione e appunto per farmi una foto per la ricerca. Però appunto non ho trovato niente da questo punto di vista, e questo è perché il mio paese ha una storia un po' particolare in questo periodo storico. Infatti
il mio paese, il mio paesino, è Falze di Piave, in provincia di, appunto, Comune di Sanaia della Battaglia, provincia di Treviso, che è significativo in questo periodo storico, perché appunto è uno dei paesi, diciamo, più protagonisti del fronte del Piave durante appunto la battaglia del solstizio, quindi 1918. E l'unica persona a cui ho potuto chiedere una testimonianza da questo punto di vista è stata mia nonna, che è classe 1932, a cui ho chiesto appunto se, visto che viveva con me, se avesse un ricordo oppure qualcuno le avesse mai raccontato di morti nella nostra famiglia o anche nel nostro paese per spagnola. E lei mi ha detto appunto non che lo sapeva o che a qualcuno gliel'aveva detto, ma proprio che non lo sapeva in generale. E questa cosa si spiega molto facilmente appunto se si collegano la sua esperienza familiare e la storia del paese. Infatti appunto nel 1918, prima del 1918, dopo Caporetto, appunto quando il fronte si è spostato sul Piave, il paese è stato completamente raso al suolo e le famiglie sono rimaste sfollate e si sono spostate. Questo ha portato a una dispersione appunto della cittadinanza che si è persa di vista per molto tempo, fino dopo alla fine della guerra. E questo praticamente ha tagliato fuori, ha tagliato i rapporti in questo paese per tutta la durata delle prime due ondate della pandemia di spagnola. Anche se la famiglia appunto di mia nonna era numerosa, lei ammette appunto e afferma che non ci siano stati casi di spagnola, però nel mio paese, dopo la fine del lockdown, sono riuscita a scoprire appunto che ce ne sono stati. E anzi, i registri parrocchiali parlano di circa un migliaio di persone, che in un paese come il mio, che è un comune di 6.000 persone adesso e che non immagino abbia mai avuto una popolazione molto più numerosa, un migliaio di persone sono davvero tante. Visto che i numeri di morti durante la guerra sono più o meno 150 vittime cadute in battaglia e un'altra centinaia di morti di fame, tutto il resto in un migliaio di persone come vittime di spagnola sono davvero tante. E appunto questa cosa mi ha reso ancora più sorpresa dal fatto che in tutti questi monumenti e in una storia di un paese che comunque è molto legata alla Grande Guerra, perché appunto è questo quello che lega le persone ancora oggi a livello di orgoglio patriottico, fa molto pensare il fatto che davvero nessuno, tra le persone che ho sentito io, mia nonna, ma poi anche le mie prozie dopo la fine del lockdown, abbia un ricordo appunto legato a questa situazione. E sì, appunto, per quanto riguarda... Mi sentite? L'immagine è bloccata e ti sentiamo. No, perché ho avuto un attimo di... E niente, sì, volevo dire appunto per concludere che la famiglia di mia nonna, per esempio, non è andata molto lontano, ma ci sono famiglie che durante questo periodo di sfollamento sono andate addirittura in Friuli cercando appunto di allontanarsi il più possibile dal fronte, e questo appunto spiega facilmente la parità di informazioni. E niente, questo è quello che dovevo dire. Grazie per l'attenzione. Grazie Alice. Peraltro una delle prime cose che mi hanno detto quando ho iniziato la scuola di dottorato è stata che la ricerca è come il maiale, non si butta mai via niente. Quindi tutto quello che trovi, anche quello che non trovi, ha senso. Ecco, quindi quando noi iniziamo a cercare una cosa e non la troviamo, c'è un motivo se non la troviamo. E quindi penso che soprattutto in questa ricerca, in questo ponte tra passato e presente, anche il silenzio, l'assenza, abbia sempre una spiegazione. Il fatto che appunto ci siano di mezzo migrazioni, spostamenti, e il fatto che questa pandemia, quella attuale e quella da spagnola, accadono in un contesto. E dov'è che non ci sono problemi preesistenti o in corso, e quindi in qualche modo rimescolano insomma le carte dei problemi, delle relazioni, scompaginano insomma tutta una serie di equilibri. Quindi anche questo è molto interessante. E mi viene anche un'altra riflessione: se da una parte la spagnola è oggetto di una rimozione, non è che forse stiamo iper ricordando, iper documentando questo Covid-19, perché se noi facciamo così un aggiornamento sulla pagina del sito dell'Associazione Internazionale di Public History, sono oltre 500 i progetti in giro per il mondo in corso per documentare la pandemia attuale. Quindi chissà, forse è proprio una risposta all'assenza insomma di informazioni sul passato. Anche questa è una reazione insomma che merita attenzione.
da parte nostra, che siamo insomma storici di una scienza sociale, in fin dei conti. Ecco, passo adesso la parola a Tiziano Marson, che è uno studente che ha un percorso diverso, ecco, rispetto agli altri, perché insomma lo ricordiamo come già caporedattore della Tribuna di Treviso. Insomma, è stato un percorso professionale molto ricco di relazioni, insomma una persona che ricordiamo tutti insomma per il suo contributo, e che appunto affronta questa esperienza da questo suo punto di vista. Quindi cedo la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, io venivo da un'esperienza ricca e totalizzante soprattutto, ma mi ero reso conto che ero arrivato, come dire, a un confine molto preciso della professione. No, stava cambiando tutto, sostanzialmente. Io non dico che sia meglio o peggio. Io ho fatto parte di un mondo che ha, anche da un punto di vista tecnologico, ma non è solo tecnologico, è soprattutto, come dire, un modo di concepire l'informazione, che, insomma, io avevo fatto la mia parte ed era opportuno che altri colleghi più giovani, con una testa diversa, no, continuassero questo percorso. A quel punto si apriva un vuoto tremendo, esistenziale, cioè che fare, no? Allora, siccome non ho mai sopportato i colleghi pensionati che girano attorno alla redazione perché non sanno cosa fare, rimangono aggrappati, no, a questo mondo, io ho pensato che era opportuno tagliare. No, ecco, non, lo dicevo ai miei colleghi: se mi vedete girare attorno, cacciatemi fuori. No? E l'università è stato, come dire, un approdo molto importante, molto interessante. Uno, come dire, non solo per capire un voto mentale, ma si potrebbe fare tante altre cose, no? Ma anche per mettere ordine, no, a una serie di informazioni che hanno riempito, come dire, gli anni, la testa, eccetera, ma in modo frammentario, molto spesso superficiale, molto, un po' fanno parte del mestiere, un po' fanno parte del modo di vedere le cose. Ecco, e quindi questo ha richiesto un riposizionamento personale notevole, no? Perché, ecco, anche lì, come non sopporto, come dire, i colleghi anziani, devo dire la verità, mi dà un certo così fastidio vedere certi colleghi studenti coetanei che si mettono in primo banco con la mano alzata. Io credo che l'università sia il luogo dei giovani studenti, no? Io mi ritengo uno che è lì per una serie di interessi, ma non sono certo io il protagonista della didattica universitaria, no? E però li vedo ancora lì con, cioè, io mi metto in un ultimo banco, no? Così, in una posizione veramente umile, tra virgolette, insomma, no? Però credo che sia quello il posto più corretto. E devo dire che però anche ho trovato delle sorprese. Mi aspettavo dall'università qualcosa di diverso a livello di relazioni, di partecipazione. Poi mi rendo conto che aule con 100 è tutto complicato, l'ha detto il professor Casellato prima, e che invece la didattica a distanza paradossalmente ha aperto, no, un canale di comunicazione molto più facile, no? Anche esagerato a volte, no? Da gestire, però ha aperto una strada tecnologica, ma anche di relazioni diverse. Allora cerco di evitare la piaggeria, no? Nei confronti del professor Casellato, però lo devo ringraziare davvero, perché, ecco, evito la piaggeria dicendo che è favorito dal tipo di disciplina. È più difficile farlo con una storia romana, una storia greca, probabilmente, no? E però c'è un metodo didattico che è radicalmente, come dire, più attraente anche dal mio punto di vista, anche più vicino alla mia sensibilità. Io ho avuto l'opportunità di fare due corsi, il professor Casellato, Italia Contemporanea, in cui in qualche modo mi è stato concesso di fare da testimone per il tipo, come dire, di periodo trattato. Qui abbiamo affrontato, adesso non ripeto cose già dette, però ha aperto, per me ha spalancato un mondo e anche ha lasciato un rammarico importante, cioè quello di non aver fatto quando potevo farlo, di fare le domande che dovevo fare quando potevo farle, no? Non solo sulla spagnola, naturalmente, no? Ma mio nonno è morto in guerra sul Carso, disperso,
E quello che mi rimaneva era che mia nonna, che ho conosciuto, quindi è rimasta vedova giovanissima, e diceva delle poche cose, insomma, che era tornato alla licenza, quando è ripartito ha detto tanto non tornerò perché dobbiamo prendere questa collina ed sarà impossibile, eccetera. No, mio padre è stato preso prigioniero intorno all'8 settembre. No, e probabilmente anche in un episodio che storicamente è rilevante a Tarvisio, eccetera. Ecco, tutte domande che allora io non così ecco, facevano parte di storie familiari, ma molto così, no? Anche rimosse, no? E adesso io ho questo grande rammarico che vorrei riportare in vita i testimoni della mia famiglia per chiedere e ricostruire tutte queste cose. Ecco, questo corso dire, ha dato un contributo per me importantissimo e aprendomi anche, no, tutte queste altre dimensioni collaterali che sono personali, ma credo anche di carattere generale. Vuol dire che poi non si è parlato solo di spagnola in questo corso, ma abbiamo affrontato temi sociali rilevantissimi, i manicomi, abbiamo lavorato attorno, scavato, no? Disossato un documentario sulla Valstagna, la Pellagra nel nostro territorio. Insomma, è stato un corso interessantissimo. Sull'università aggiungo una cosa, che la cosa che piacevolmente mi ha sorpreso, devo dire, è come dire, il rapporto non solo con i miei giovani colleghi, no? Con cui ero come dire, affacciato timidamente, ovviamente, no? Con certa prudenza, così. Cioè, devo dire che ho trovato un mondo fantastico, no? Sia in presenza sia a distanza, ma non solo nei rapporti, ma nella qualità, l'ha detto il professor Casellati. No, la qualità è veramente, veramente alta e per me è un confronto, come dire, utilissimo e molto importante. Sul lavoro della spagnola, anche lì si è detto, ecco, lì imbattersi nella difficoltà di una cosa che dai per scontato, vai a chiedere e trovi qualcosa. No, non trovi, non trovi. No? E nel mio caso ho trovato briciole, frammenti, però ho capito che proprio quei frammenti, quelle briciole, no, erano. Diventavano importanti, no? Servirà anche a questo, ecco, frequentare l'università. Se ti dicono, ma c'erano i chierichetti che prendevano, si facevano pagare in corone per fare i funerali, per assistere ai funerali, beh, ha un senso, no? Allora vuol dire che il fenomeno intanto era abbastanza diffuso e c'erano delle forme di sopravvivenza e di piccole furbizie. No, quotidiane attorno a questo fenomeno e poi il depositato di storie ambigue, no, raccontate in un modo che voglio dire un altro, i soldati erano morti avvelenati, nel nostro caso lì c'era, riguardava un paese che era nella retrovia del Piave, no, e quindi si incrocia con storie di guerra, no, ed era un ospedale di campo con soldati austriaci talmente gravi che erano stati abbandonati ed erano morti soldati italiani e soldati austriaci. E la voce dice che nel tempo è rimasta la voce che erano avvelenati, nel registro parrocchiale è scritto morti per spagnola, ma la voce dice che erano stati avvelenati e così altre voci che girano attorno a queste faccende, ma anche voci, storie di solidarietà. Al di là delle parti, no? È la storia di un ufficiale medico austriaco che lascia la sua postazione per andare ad assistere una ragazza che italiana, no? Veneta, no? E in un altro paese e forse se n'era invaghito, non lo so. Però, insomma, la storia lascia questo deposito che alla fine ho trovato molto, molto interessante, per cui io devo dire detto un ringraziamento al professor Casellato senza piaggerie per questa opportunità. Beh, grazie perché innanzitutto mi è piaciuto molto questo spunto che la storia lascia un deposito, no? E
ci rifletterò perché effettivamente è vero. Poi sta a noi porre a questo deposito di esperienze, ricordi, relazioni, le giuste domande. Qua si ripropone un tema che io in questi anni ho sentito toccare sempre, cioè il rapporto non tanto con i nonni, perché fare domande ai nonni è facile. Fare domande ai genitori è un po' più complesso. Uno perché si fa fatica a percepire ogni tanto se stessi come testimoni all'interno, no, di un percorso storico. Ma molto spesso il tema del fare domande sul passato ai genitori pone la questione delle distanze, dei silenzi, delle relazioni. Tante volte anche ci è capitato, intervistando insomma sopravvissuti a fatti di stragi, a deportazioni, hanno raccontato più facilmente ai loro nipoti che non ai loro figli, ecco, quello che avevano vissuto. Questa è una dinamica che a me si è presentata più e più volte, e quindi è anche un oggetto di riflessione su come i ricordi, le memorie vengano trasmessi a livello familiare. Questo è un altro tema insomma molto molto grande e molto interessante. Quindi grazie davvero. Chiudiamo questo giro di questa tavola rotonda, anche se non sembra una tavola rotonda, vista così perché è più una griglia, però immaginiamola come tale, con Rita Zanutella, altra persona che ha alle spalle un percorso intenso di insegnante, di amministratore negli enti locali, quindi a contatto insomma con la parte più viva e attiva insomma di un territorio e di una comunità, quindi un altro osservatorio molto interessante all'interno di questo gruppo. Prego Rita. Sì, io aspettavo di andare in pensione proprio per tornare sui banchi di scuola innanzitutto, e la cosa mi sta piacendo moltissimo. E per approfondire argomenti e temi che mi sono sempre interessati. E, innanzitutto, da ex insegnante, inevitabilmente, come dire, ho cercato di fare delle riflessioni sulla didattica a distanza, perché è capitata all'improvviso, inaspettata, nessuno era preparato. Ed era una grande sfida per chi doveva insegnare e anche per gli studenti. Ecco, devo dire che sono rimasta colpita in modo molto molto positivo, sia per la capacità di costruire delle relazioni comunque significative, anzi secondo me proprio in questo caso vediamo questo aspetto. Allora, non c'era la vicinanza fisica, però il docente ha comunque sempre interpellato gli studenti, e secondo me alcuni studenti magari appunto un po' più riottosi, un po' più timidi, un po' con altre difficoltà se ci fosse stata la presenza, si sono espressi e hanno partecipato. Poi gli stimoli che sono stati dati quotidianamente, cioè intendo dire ad ogni lezione, per mantenere questa vicinanza seppur virtuale, erano tali per cui io ho visto un livello di partecipazione che non avevo visto precedentemente. Quindi questa è la dimostrazione di come si possa reagire provando il meglio e riuscendo ad ottenere il meglio anche nelle situazioni più strane. Quindi questo veramente è stata molto, molto positiva questa esperienza. E che cosa dire in quanto alla ricerca in sé? Ecco, anch'io ribadisco, il primo impatto è non trovare risposte, cioè non ci sono informazioni in giro. E anche questa trasmissione dentro le famiglie, ecco, mi sono resa conto che dipende proprio da famiglia a famiglia e che forse dovremmo essere un po' allenati. Ecco, se penso che un patrimonio enorme come quello delle testimonianze sulla Seconda Guerra Mondiale, che nei libri di storia ancora sono parziali e che fino a poco tempo fa erano tutto sommato abbastanza possibili attraverso proprio il rapporto diretto con chi aveva vissuto alcune esperienze, e di come sia stato sottovalutato probabilmente. E ho in mente, scusate, spero di non far perdere tempo, ho in mente il compagno di mia madre, che è una persona che ha 90 anni, e il cui figlio, lui dice sempre, ah, mio figlio non mi ha mai chiesto niente, non gli ha mai raccontato di come vivo io da ragazzino, l'arrivo degli americani in Toscana, perché lui era in Toscana, quindi la liberazione, cioè.
che è stato un evento eccezionale, o di come ci fossero ancora le caserme dei tedeschi che ci incutevano tutta questa paura quotidiana. E lo ha raccontato a me, ad esempio, quindi di come noi rischiamo proprio come generazione di lasciarci sfuggire occasioni che poi non possiamo più trovare. Tornando alla spagnola, nella mia famiglia non c'erano ricordi, ma a me è venuto in mente l'archivio vivente che è il mio, l'archivio di storia orale che è il mio ex marito, che invece per sua propensione interrogava sempre tutti. E aveva interrogato le nonne su questa vicenda. E appunto una nonna, la nonna paterna, era sfollata addirittura dopo Caporetto, era sfollata addirittura a Firenze con una serie di nipotini, tutti erano stati contagiati e comunque avevano risolto il problema della pandemia, della malattia positivamente, nonostante non ci fossero cure. E un altro racconto, probabilmente farcito anche un po' di, come dire, di enfasi, forse anche per la trasmissione al nipote, eccetera, della nonna materna, che era rimasta al paese, quindi a Sestina di Firenze del Liriano, in provincia di Venezia, e che ricordava le vittime, ricordava appunto tutta questa gente anche che era morta, e di come i morti venissero raccolti da questo personaggio che chiamavano Ras, e che finivano in una fossa comune, come ha detto prima, appunto, adesso non ricordo bene, una delle mie colleghe studentesse, e di questo particolare che un giorno era successo, mi sembra un giorno, di aver sentito delle voci che venivano da una persona che era stata ritenuta morta, ma che in realtà era ancora viva, e quindi panico generale, ma questi fatti pare siano stati riscontrati anche in altri casi. Quindi ecco qua, ricordo, vivo forte, trasmesso con enfasi, dietro il quale ci sono sicuramente dei fatti veri, che sono un po' farciti e che quindi vanno un po' depurati quando facciamo storia, ma che trasmettono anche il livello di coinvolgimento delle persone, che forse anche questo fa parte della storia. Ecco, poi per la ricerca io non mi sono permessa, conoscendo appunto come funzionano gli uffici pubblici, soprattutto in occasioni così, non mi sono permessa di andare in comune assolutamente, e quindi mi sono fermata al Monumento dei Caduti, però anche lì il Monumento dei Caduti, che è nella piazza del mio comune, appunto metteva in evidenza tutti questi militari morti nel 1918, e andando a cercare nel sito del Ministero della Difesa le cause di morte, mi sono imbattuta appunto nel fatto che un 65% di questi decessi avevano come causa una malattia. Ecco, non è detto che fosse tutta spagnola, però probabilmente c'era un'incidenza della spagnola. Ecco, sarebbe stato interessante andare oltre, ma non ci siamo fermati qua. Grazie, e a dimostrazione di come dicevamo prima, chiacchierando prima di iniziare la registrazione, che la tecnologia è ciò che ci facciamo, no? Quindi vedere quanti ponti apre, quante periferie, come diceva prima Alessandro, ci permette di raggiungere, e quanti fili anche da tirare, insomma, per poter poi tessere una serie di interpretazioni e un quadro, insomma, che ci permetta di comprendere un po' meglio alcuni fenomeni. A questo punto io chiederei a Giovanni Contini un po' di fare la quadra di tutto quello che abbiamo messo sul tavolo, quindi ripercorrendo anche quella che è l'introduzione all'antologia che ha curato e che appunto troverete poi nel link al sito dell'AISO. Allora, grazie di avermi invitato a questa interessante conversazione. No, io credo che l'iniziativa di chiedere agli studenti di fare queste interviste sia un'iniziativa estremamente interessante. Io avevo pensato anch'io di farla, ma siccome io ormai sono pensionato, mi sono reso conto che potevo farlo soltanto con quelli che stanno intorno a me, mia cognata, mio cognato, cioè i nipoti. E la cosa poi alla fine non era così interessante, anche perché poi non avevo pensato di chiedere
della spagnola, perché tanto più o meno, essendo in famiglia, le cose si conoscevano già. Quindi il corpo di documenti che mi è stato girato, mi sembra che fosse nel pieno della prima ondata, insomma, no? O alla fine, no, proprio nel pieno. Sono stati estremamente interessanti, perché appunto è incredibile questa pandemia che non viene riconosciuta, che non viene ricordata, che quando viene ricordata vengono ricordate le morti, come abbiamo appena sentito, ma vengono attribuite a tantissime cause. Tra l'altro nei testi degli studenti emerge una cosa, cioè vengono ricordate soprattutto le situazioni estreme, il morto che si sveglia dalla morte terrorizzando tutti, le persone che vengono sepolte vive, no? C'è una zia, una lontana parente che, di cui non rimane neanche una fotografia, e viene sepolta viva. Come dire, nella memoria familiare, che è l'unica che ha conservato traccia di questa terribile pandemia, appunto, molto peggiore, spero, molto peggiore del Covid, a questo punto bisogna dire così, insomma, è interessante, perché la famiglia cosa ricorda? Soltanto le cose un po' eclatanti, no? Il resto sparisce. Allora, quando mi è stato chiesto di fare questa introduzione, era appena uscito un libro che io vi faccio vedere, che è molto interessante. Allora, eccolo qua, che abbiamo pubblicato l'Istituto Storico della Resistenza di Pistoia. È un libro scritto da Francesco Cutolo ed è un libro che non prevedeva chiaramente il Covid, no? È un lavoro di dottorato molto accurato, lavoro di anni di ricerca, e ecco, da questo libro io ho trovato una prima risposta al perché ci sia questa amnesia o questo spostamento della mancato riconoscimento della spagnola, cioè un evento che ha ammazzato più gente della prima e della seconda guerra mondiale, che non sparisce. E lì è chiaro che l'ultimo anno di guerra dell'Italia porta a una censura assoluta. Lì si può vedere dal presidente del consiglio Vittorio Emanuele Orlando, che dice: ma no, che cos'è questa storia che si dice che bisogna evitare di eccitare la popolazione, bisogna far capire che ormai la cosa non è così importante, non è una normale influenza. Sembra di sentire i primi e gli ultimi negazionisti durante questa pandemia ultima. Proprio c'è una catena di comando, diciamo, che dal presidente del consiglio scende lui si appella ai vescovi, si appella ai prefetti, ai medici, cioè tutti devono negare l'importanza, l'esistenza della spagnola. Come sapete, tra l'altro, il nome spagnola viene dal fatto che la Spagna era l'unica nazione non in guerra, e quindi sui giornali spagnoli si parlava di questa cosa. Per cui poi si è pensato che, siccome se ne parlava soltanto, soprattutto, quasi soltanto in Spagna, l'epidemia fosse nata lì, mentre invece era nata in America, era arrivata con le truppe americane quando entrò in guerra l'America. Quindi dal libro si assiste proprio, si capisce molto bene che uno dei motivi fondamentali per questo oblio risiede proprio nel fatto che nel momento in cui l'epidemia si svolse, si volle cancellare non la memoria, ma il riconoscimento, no? Tra l'altro, lì è anche interessante, perché i giornalisti sono, che poi erano in gran parte quelli che avevano chiesto l'intervento in guerra, erano dei ferventi interventisti, sono poi quelli che si autocensurano per primi, cioè tranne rari casi,
per esempio, la stampa socialista parla della spagnola, no? Ma viene censurata. Anche alcuni giornali liberali che sono stati appunto in favore della guerra durante il maggio radioso, bla bla, in realtà poi quando escono fuori con delle notizie, dicono, ma guardate, scusate, noi siamo, dobbiamo informare, qui sta morendo un sacco di gente, sta censurati anche quelli. Quindi una, e soprattutto poi dopo la guerra, il fascismo reinterpreta tutto, basta andare a vedere il monumento ai caduti, no? Cioè, è impressionante l'assenza di qualunque riferimento alla spagnola. Quello che deve essere valorizzato è il grande sforzo bellico, l'eroismo dei militari. Per questo tutti i militari sono morti combattendo, non sono morti di spagnola, quando ne sono morti una caterva di spagnola e di altre patologie connesse alla vita di trincea. Quindi una spiegazione è proprio questa, cioè una prima spiegazione. La spagnola in realtà non si presta a entrare nelle narrazioni e prima la spagnola deve essere nascosta per rafforzare lo sforzo bellico, per evitare che si diffonda così un terrore che può influire sullo sforzo bellico. E poi appunto successivamente il fascismo che non trova nella guerra idealizzata il suo fondamento di fatto, e quindi cancella tutto quello che può uscire da questo quadro. Quindi questa era la cosa che mi colpiva quando che ho scritto nell'introduzione pubblicata dall'Associazione Italiana di Storia Orale. Però poi, dopo la prima ondata, c'è stata quel momento di pausa durante il quale sembrava che tutto fosse finito. Allora, ecco che allora io mi sono reso conto di un'altra cosa, della velocità con la quale anche la memoria del Covid stava sparendo. Cioè, allora dico, ma allora non è semplicemente un problema di come le istituzioni, di come il regime fascista hanno interloquito con questo problema durante il suo svolgersi e durante il percorso della memoria. Probabilmente bisogna cercare una spiegazione più complessa. E allora mi è venuto in mente che in realtà questo è un nemico senza volto, non ha nome e cognome, sì, ce l'ha un nome e cognome, si chiama Covid, però non lo possiamo vedere, è infinitesimale, non ha un'intenzione rivolta contro di noi per degli specifici motivi, insomma non è un nemico politico, no? Quindi in realtà cosa può residuare un tipo di nemico del genere, no? Si è detto spesso che i sovranisti sono stati presi di contropiede dal Covid perché era un nemico anonimo, ed è vero, cioè chi ha bisogno di un nemico, in realtà di fronte a questo nemico così fantasmatico, resta privo di argomenti e anche privo di suggerimenti su come ci si deve comportare. Ma più in generale, questo tipo di problema spiega perché, secondo me, contribuisce a spiegare perché la memoria della spagnola non si è conservata. No? Il nemico si conserva nella memoria quando appunto ha un nome, un cognome, una storia. Pensate per esempio ai nemici storici, pensate al fascismo, pensate al nazismo, alla quantità di programmi che ci sono su Hitler, sulla storia privata di Hitler e come i rapporti tra Hitler e gli altri gerarchi. Cioè, non parlo solo della storia, sto parlando, e neanche della public history, sto parlando proprio dell'intrattenimento storiografico, no? Dei programmi che si dedicano a questi argomenti. Quindi in realtà qui di fronte è questa cosa ovviamente incrementa una memoria, no?
una memoria di tanti tipi, una memoria nostalgica, una memoria così di contrapposizione, però alimenta una memoria. Una storia, una vicenda così diversa come quella che è data da una pandemia, in realtà può, secondo me, residuare soltanto due fondamentali cose. Una è appunto la memoria familiare, si è già detto, però la memoria familiare è qualcosa che poi tende a sparire. Nell'introduzione dicevo, noi ci siamo occupati delle stragi naziste in Italia nel 44, che sono state tante, sono 20.000 morti di stragi, ma fino agli anni 90, quando abbiamo cominciato a occuparcene noi, queste stragi erano completamente obliterate, dimenticate a livello nazionale, a livello storiografico, e restavano vive nelle memorie familiari e nelle memorie delle comunità colpite. Stavano tra l'altro costruendo un'immagine completamente falsata dei motivi delle stragi, dando la colpa non a chi le aveva condotte, ma a chi, secondo questa interpretazione, le aveva giustificate, le aveva, cioè ai partigiani o ad altri personaggi che anche qui personaggi di cui si riusciva, anche qui sarebbe interessante perché anche nella memoria antipartigiana di stragi condotte dai nazisti e con l'aiuto dei repubblichini, in realtà si cerca un nemico con una precisa fisionomia, qualcuno che si riesce a conoscere, che ha un nome, un cognome, un recapito, si sa dove vive, no? E per certi aspetti, durante le stragi, dopo le stragi, i nazisti sono stati visti come una pandemia e come tali dimenticati, no? Ecco, quindi una prima forma di persistenza di queste memorie è una memoria familiare e di comunità, ma sono memorie fortemente distorsive. La memoria della strage porta alla memoria divisa antipartigiana, la memoria della spagnola in realtà vede una quantità di spiegazioni che sono tutte più o meno false, no? Cioè non viene riconosciuta. L'altra cosa che credo abbia avuto un ruolo importantissimo, uno sviluppo importante durante le grandi pandemie del passato, come la grande peste del 1348, è un trasferimento o meglio una presa in carico di questa cosa da parte della religione, no? Perché qui si tratta della vita e della morte, no? E quindi il trionfo della morte, sapete, no? Tutta l'iconografia post peste del 1348 è fortemente influenzata da queste immagini di morti, di cadaveri, la morte che trionfando a cavallo, è uno scheletro che a cavallo falcia gli esseri umani, e quindi e tra l'altro nel Medioevo era facile avere questo tipo di riferimento, no? Ma altrimenti la memoria anche della peste non è che sia, anche all'epoca, la memoria, diciamo così, civile della peste, non mi risulta che sia così, diciamo, proporzionata agli effetti che ha avuto, perché su una popolazione molto più ridotta gli ha sterminato metà della popolazione, tutto sommato, quindi anche allora c'è una difficoltà a inglobarla dentro la memoria. E tra l'altro, finisco, è interessante quando si dice che in realtà dov'è? Ecco, il voto di San Rocco di cui parlava Marta prima, in realtà è una piccola riproduzione di quello che nel 1348 la peste ha significato e del modo con cui si è conservata. Anche in questo caso la religione in realtà è, insieme alla famiglia, l'altro agente capace di
di in qualche modo utilizzare, no? Di costruire un discorso, una pratica, in questo caso appunto anche una manifestazione religiosa intorno a questo nemico così senza volto. Grazie davvero Giovanni, perché innanzitutto hai recuperato un volume che abbiamo presentato proprio al MEVE con Francesco Cutolo ancora in primavera, sempre con questa modalità, ahimè, perché anche lui sarebbe stato uno studioso che avrei incontrato molto volentieri, e proprio avevamo ragionato di questo, cioè delle pandemie come fenomeni non solo clinici ma soprattutto sociali. Ecco, con alcune dinamiche che tendono, insomma, a riproporsi. Ecco, e a maggior ragione si ripropongono, e qui mi aggancio a un altro volume uscito recentemente con un capitolo finale scritto ben prima del Covid, che è quello di Gabriella Gribaudi, La memoria, i traumi, la storia, che nell'ultima parte in cui riflette proprio sulle catastrofi dice la storiografia si è ovviamente concentrata molto di più anche dal punto di vista della costruzione della memoria e anche della pedagogia dei calendari civili su ciò che viene provocato direttamente dalle scelte umane, ignorando però il fatto che le catastrofi nascono da un'interazione tra ciò che è provocato dalla natura e come noi gestiamo questa tipologia di eventi. Quindi forse sarebbe anche ora di rimettere a punto, mi viene da dire, un po' questi calendari, pensando che forse anche la gestione di una pandemia pone delle questioni etiche e di scelta, e anche per non farci ritrovare socialmente, culturalmente impreparati come questa volta, insomma, perché l'impreparazione di fronte, insomma, a quello che è accaduto a partire da febbraio dell'anno scorso penso sia stata evidente, ma non tanto un'impreparazione solo politica, ma proprio culturale da parte di tutti noi. Nodo delle memorie pubbliche. È interessante perché mentre parlavi mi si è accesa questa lampadina. La spagnola è stata inghiottita dalla retorica e dalla memoria della guerra, no? Nel tentativo di costruire anche un senso, di dare un senso a quello che era accaduto dal punto di vista politico. La pandemia attuale invece prende in ostaggio la retorica bellica per spiegare se stessa, per mobilitare le persone, che insomma è un po' strana. Mi viene anche una domanda che non ha risposta, però è una riflessione che buttiamo così sul tavolo di questo presente. Il fatto che noi ricorriamo alla retorica del sacrificio nel 2020 piuttosto che al senso civico racconta molto di ciò che siamo e anche di quanto sia presente un certo tipo di passato, ecco, da questo punto di vista. E poi assolutamente confermo l'impressione di questo presente che viene dimenticato con una facilità impressionante. Alice lo può confermare perché, insomma, ha sbobinato ore e ore di interviste in cui allora, le persone che hanno partecipato ad aprile mandandoci una foto e una testimonianza scritta sono state reintervistate o in estate o all'inizio dell'autunno. Ebbene, molte persone si sono dimenticate di quello che avevano messo nella foto, di quello che avevano scritto. E una persona, che peraltro è un'insegnante e anche una storica, pratica la storia orale, mi dice: accidenti Irene, guarda quanto in fretta dimentichiamo, ecco perché le cose si ripetono. Ecco, ed è un tecnico lei, cioè, quindi non una persona che fa altro nella vita, fa diciamo un po' il nostro lavoro. Ecco, quindi se succede a una persona che lavora con le memorie, questo ci fa capire effettivamente che non è soltanto una questione di tempo, no? Di anni, ma di tutto quello che probabilmente c'è in mezzo. Così come con Alice e Chiara Scarselletti, che appunto sta seguendo con noi tutta la ricerca, ci siamo accorti che molti testimoni collocano in un momento sbagliato l'invio della loro fotografia. Noi abbiamo avviato il progetto a metà aprile, le persone sono convinte di avercele mandate a marzo, perché
Ovviamente marzo, ce l'abbiamo ben presente graficamente cosa è stato, le prime pagine dei giornali, i camion che portano via le bare. Quindi ecco qua le situazioni estreme di cui parlavi prima tu, Giovanni, e quindi il riferimento a quello che viene ricordato. Ricordi le cose estreme, probabilmente gli aspetti della vita così con il suo pulviscolo si depositano e poi spariscono, mentre invece quel pulviscolo era proprio presente in quelle istantanee che ci avevano mandato, fatto di farine, di giocattoli, di ricordi personali, di candele votive, ecco, però quello scompare, rimangono le bare, ecco, i camion che se le portano via. Quindi è molto interessante, insomma, questo dialogo tra il presente e il passato che ci sta, secondo me, un po' raccontando. Ecco, io vi ringrazio e vi invito, insomma, se qualcuno vuole dire qualcosa, una battuta finale, questo è il momento. Innanzitutto ne approfitto per ringraziarvi tantissimo per questo, insomma, tempo passato insieme, per queste riflessioni che abbiamo condiviso. Speriamo, insomma, di riuscire a raccogliere, sistematizzare e restituire anche in altre forme, visto che, insomma, il MEVE è un museo principalmente queste cose al pubblico, anche per condividerle con altri, per incontrarci, ecco, perché comunque è vero che possiamo esistere e continuare le nostre relazioni in altre forme, però insomma un memoriale, un museo sono comunque degli spazi, dei luoghi, quindi speriamo, insomma, di Irene, prima o vederci. poi una scuola di storia orale dell'AISO al MEVE si impone. Sì, questo è un sogno. Ci sto lavorando, però non è solo un sogno, è un Ok, se mi è orizzonte. permessa un'ultima cosa, scusate, che mi è venuta in Certo. mente anche e soprattutto con gli ultimi interventi. Io avevo anche parlato poi un po' con tutta tranquillità tra giugno e luglio con un'altra signora anziana, la sacrestana della nostra chiesa, che mi diceva che comunque lei si ricordava che negli anni 60 c'era stata un'altra sorta di epidemia dalla Cina, che la chiamavano la febbre cinese. E anche lì sarebbe interessante perché appunto io non ne ho mai sentito parlare. E appunto Asiatica. lei ha detto che, esatto, quando è venuto fuori, appunto lei mi dice, io mi ricordo questa cosa perché comunque lei è della classe intorno ai 40 e mi diceva sempre c'era questa cosa comune del prima di andare al lavoro un bicchiere di grappa, così ridendo. E quindi sarebbe anche interessante, proprio rimossa questa cosa, però che ha fatto paura, mi diceva comunque, e anche per chi Molto doveva andare al lavoro. intelligente, sì. Adesso non mi ricordo quante migliaia di morti ha fatto, però mi ricordavo che appunto erano superiori, quando l'ho letto, in quel momento alle vittime del Covid. Adesso non so come siamo con i bilanci perché non ho più tenuto d'occhio i contatori, però effettivamente mi ricordo che questa asiatica rimossa completamente, in realtà era stata una, insomma, importante, ecco, come Io l'ho pandemia. vissuta, adesso me lo ricordo, si parlava di questa asiatica, ma si è dimenticata subito e anche quando c'era non gli si dava, almeno per quanto ricordo, io ero piccolo, insomma, ma non aveva nessuna somiglianza con l'allarme che ha generato il Covid, cioè era un'influenza, tutti si ammalavano, cioè la cosa era veniva fuori che sono tutti malati, no? Ma il fatto che ci fossero tutti questi morti si è saputo dopo, io almeno l'ho saputo ora. Quando si tira un filo viene su tutto. Ecco, è meraviglioso lavorare con le persone e con la storia. Interessantissimo quello che dicevi tu, Irene, la cancellazione, proprio il fatto che avete proprio certificato questa cancellazione di una memoria recentissima, proprio di quelli che avevano fatto la ricerca, è molto interessante, sì, molto. Sì, in realtà non ce l'aspettavamo neanche noi e poi l'abbiamo anche verificato perché adesso abbiamo questa situazione molto particolare di testimoni intervistatori, che è molto complessa anche da gestire dal punto di vista così metodologico, però effettivamente anche poi ragionando con noi stessi abbiamo capito che effettivamente si rimuove perché le esperienze che tu fai, le trasformazioni, i cambiamenti che affronti e le difficoltà tendono un po' a sovrascrivere, a sovrapporsi e possiamo dire di essere cambiati molto in questi mesi.
Anche il tipo di reazioni che ho visto rispetto all'ondata autunnale racconta, secondo me, grandi trasformazioni. E, l'essere cambiati ti porta quasi in automatico a selezionare ciò che è importante e ciò che tu consegni al pubblico. Quello che mi ha sorpreso è vederlo accadere, ripeto, nel giro di pochi mesi. Ecco, e quindi ho anche un po' rivalutato quando uno affronta un testimone che ti racconta cose di 60-70 anni fa, no? E dice, vabbè, la dimenticate perché ci sono tanti anni di mezzo. Non è propriamente così. Quindi ho cominciato a immaginare che appunto chi torna da un'esperienza di deportazione, chi sopravvive a una strage, chi ha fatto la guerra partigiana, poi si ritrova il dopoguerra, le vite da ricostruire, le famiglie distrutte, e affrontare quella vita ti porta in qualche modo non a dimenticare, però a dare rilevanza ad altre cose, insomma. Mettere tra parentesi, sì. È un po' come la vita che incombe, ecco, con le sue cose belle, meno belle, e quindi provoca queste distorsioni. Certo, ripeto, parlare di marzo come se fossero passati anni, secondo me, ci dà un po' la dimensione, e forse anche per una velocità del nostro tempo, la contemporaneità, la tecnologia, il fatto che insomma noi ci adattiamo molto velocemente a determinate cose, forse anche quello insomma può essere un indizio. Ecco, e, quindi vediamo insomma cos'altro riusciamo a portare a casa da questa documentazione del presente che ci tiene sull'attenti di continuo, perché non riusciamo mai a mettere un punto. Ecco, dire vabbè, adesso siamo a un buon punto alla ricerca, no? Ricominciamo. E quindi vediamo come andrà. Ecco, io vi ringrazio ancora veramente per aver condiviso tutti questi stimoli, tutti questi spunti, e speriamo insomma di rivederci presto e magari dentro anche altri progetti. Intanto ci siamo trovati, cerchiamo di non disperderci, ecco, dal punto di vista delle relazioni e delle esperienze. Grazie a tutti. Grazie a voi, grazie a te, Irene.